Madonna, ragazzi, mi mette un pensiero dover scendere giù questi tunnel della metro. Mamma mia, ve l'avevo detto nel video precedente. Vediamo un po' se qui prima di immergerci nei tunnel della metro, appunto, vediamo qualche oggettino. Mette veramente pensiero, non è che sia entusiasta all'idea di scendere lì sotto, anche perché di solito i tunnel sono bui, umidi e speriamo non siano infestati da nemici cacacazzo, come di solito accade, no? In queste situazioni. Niente, qui ritorniamo indietro dove eravamo prima. Vediamo un po' se raspando troviamo qualcosa che ci può tornare utile in seguito. The East Foot, questo è un ex negozio di scarpe. Volevo vedere se prima di inoltrarmi in una situazione molto difficile, se c'è qualcosa che posso recuperare per il proseguo. Bene, lì mi dà un rampino, eh. Rampino, meglio lì sopra. Non mi ricordo se già ci sono andato, però proviamo un po', vediamo se c'è qualcosa prima. Perfetto. Pelo, pelo, eh. C'ero stato qui, non mi ricordo se c'ero stato in precedenza questa zona. Niente, sto esplorando, spero di trovare qualcosa, ma sinceramente non ricordo se c'ero già passato qui. Va bene. Sembra che non ci sia niente di che. Quindi direzione, metro. Mamma mia, tutto sfatto qui intorno. Anche il vecchio bancomat è ormai fuori uso. Vediamo un po'. Ci fosse qualche lattina, qualche antidolorifico, o meglio noto come painkiller. C'è un cazzo di niente, va bene. Dai, che la speranza è l'ultima a morire. Un fuoco. Vediamo di scendere, dai, per raggiungere questi fottutissimi tunnel e trovare Harry, come ci hanno detto dai dialoghi. Oh, benissimo, laggiù c'è il fascio di luce, quindi la direzione è proprio questa. Stiamo andando nella corretta via. Acceleriamo un pochino. Caricamenti infiniti. Crociamo le dita, speriamo bene che non sia una zona veramente a rischio, anche perché è stata finora graduale, la difficoltà è sempre cresciuta più andando avanti nel gioco, sempre più nemici. Speriamo che comunque sia rimanga su questo livello l'ostilità dell'ambiente. Benissimo, siamo dentro, è già un buio cane del cazzo. Qui c'è un oggetto, speriamo sia qualcosa di fondamentale. Benissimo, un bel proiettile. Ok, niente, c'è da scendere. Facciamolo da quatti quatti perché non si sa mai, raga. Io veramente mi dà un fastidio fare questa parte di gioco. Piano, piano, shh. Ecco, lì c'è qualcuno. Perfetto. Voglio solo portare la bambina in un posto sicuro, non rompere il cazzo! Zan zan zan. Quella la pistola. Grandissimo culo, eh. Cioè, si è abbasso la. Ha raccolto i proiettili! Non l'aveva mai fatto prima! No! Ok, ho capito. Praticamente mi devo sbrigare. Ecco perché mi ha dato i proiettili prima di scendere. Per cui, concentrazione un attimo. Zang! Uno! Vai, subito vicino al proiettile, bravissimo. Ok, ora non c'è più, raccogli sto pezzo di cacchio. Questo è ancora dolorante. E lo finiamo, dai. Bellissima. Mi mancava, sta cosa. L'ultima volta mi sa che è stata 4-5 episodi fa. Molto bello la kill che si può fare dopo aver quasi ucciso il nemico. Ripeto, quasi. Nonostante un proiettile, in effetti molto realistico, perché dipende dove colpisci, non è che lo uccidi subito. Poi se ci fosse qualcos'altro da racimolare.
Bisogna farlo perché qui veramente le risorse. Che cos'è? Oh, antidolorifici. Per cui due antidolorifici, perfetto. Buon segnale per il futuro, sicuramente. Significa che ci saranno molti, molti agguati, perché se mi dai due oggetti per ripristinare la salute, il senso è un po' quello. Bene, laggiù c'è un fuoco. Fuoco. Ecco, una figura. Ti prego, fa qualcosa. Ah, quindi. Incredibile, ti guarda tutta questa roba. Tirato fuori il macete, eh? Benissimo, questa avevo letto su una recensione di questo gioco che praticamente ci sono queste fasi in cui bisogna aiutare le persone. Questo probabilmente era pronto ad ucciderlo per spartirsi qualcosa. Adesso penso che lo stordiremo. Perfetto. Quindi abbiamo aiutato una persona. Perfetto, ci sono anche queste fasi, oltre che le solite vecchie imboscate che cagano veramente il cazzo, un barattolo di cibo, benissimo. Questa come sta? Mamma mia, c'ha un coloraccio proprio. Vabbè. Dove possiamo andare? Ok, dobbiamo aprire queste saracinesche. Io sinceramente non l'aprirei, preferirei non andare oltre, però vabbè, perché qui l'ambiente è veramente molto molto pesante, la situazione non è delle più rose, quindi continuiamo a scendere piano. Il pericolo è sempre dietro all'angolo in questo gioco, raga. È un po' salata. Se non apprezzi quel che cucino, prossima volta arrangiati. Ah, ci sono degli oggetti. Delle figure. Proviamo ad andare là. Noi servono assolutamente quegli oggetti. Però non sono ostili, eh? Beh, benissimo. Oh, finalmente una zona ostile. Oh, si preoccupano addirittura per May. Wow, bellissimo. Finalmente un po' di pace, cazzo. Ultimamente gli agguati erano diventati così all'ordine del giorno, eh? Se vuoi superare quel burrone, spero. Ah, perfetto. Ok, ci danno anche dei consigli, molto bene, eh. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da raccogliere. Oddio mio. Non so se entrare oppure no. No, facciamo di no, dai. Mi chiamavano Frankie Cuor di Leone, però mi dispiace. Mi rompe un po' il cazzo, sinceramente, andare a crepare lì, questo posto così sciatto. Vabbè, andiamo avanti, sempre guardandoci intorno bene. C'è uno dentro al treno, via, via, via. Credo sia ostile, no? Infatti non ci dice niente, meglio così, fatti i cazzi tuoi, molto bene. Continuiamo ad andare avanti. Qui ci possiamo abbassare, se ricordo bene, infatti. Molto bene. Oh, zona aperta, eh? Dobbiamo raggiungere il tunnel dall'altra parte. Vuoi scendere laggiù? Non dobbiamo temere, sarà emozionante. Oh, Dio mio. Un'altra fase sicuramente di climbing con la stamina che impazzirà. Mamma mia, quanto mi rompe il cazzo sta parte. Quando ci sono le scalate, veramente, dai, proviamo a scendere qui. Prima che ci. Ho paura anch'io, ho paura, May. Ok, proviamo. Mamma mia, la stamina già è scesa tantissimo. Ce la faremo? Piano, piano, molto piano. Piano, Fabrizio, piano. Il tubo. Speriamo di avere picchetti. Stamina in crollo proprio. Ma dove cazzo devo andare poi? A destra dovrei andare. Era lì, insomma, il treno che mi ha fatto vedere con la telecamera. Dio mio, già è finita la stamina. Proviamo c'è pochissimo. Che ci faccio la lattina di soda? Un cazzo, praticamente. Devo usare tutte. Bottiglia d'acqua. Ok,
Dovrei usare veramente la lattina di soda a ripetizione. Proviamo. Speriamo di aver imboccato la direzione giusta, altrimenti si vola via. Bene. Non credo di poter sopravvivere a una caduta del genere, neanche io lo credo, non è. Cazzo, la stamina! Non c'è dove andare, cazzo, dove devo andare? Ma porco. No! Fanculo! Vabbè, alla prossima, ciao!